Abbiamo l'opportunità oggi di proseguire il nostro ciclo di presentazioni con un'opera molto interessante, un instant book legato tra l'altro al Giro d'Italia tuttora in corso, perché parliamo di ciclismo, anche se in realtà parlando di ciclismo parliamo soprattutto di come si fa storia. Lo facciamo a partire dal caso Bartali, le responsabilità degli storici, questo volume uscito prima in ebook e ora cartaceo presso Castelvecchi, a cura di sei autori: Davide Bidussa, John Foote, Gianluca Fulvetti, Carla Marcellini, Stefano Pivato e Nicola Sbetti. Abbiamo qui con noi tre di questi autori, quindi Stefano Pivato, che chiamerò in causa tra breve, Carla Marcellini e Nicola Sbetti. Stefano è docente di storia contemporanea all'Università di Urbino, è uno dei più importanti storici della mentalità e del tempo libero italiani, anche uno dei primi studiosi dello sport, ha dedicato tanti volumi alla storia del ciclismo, dalla bicicletta e il sol dell'avvenire fino alla storia sociale della bicicletta e da ultimo la felicità in bicicletta. Carla Marcellini è invece una insegnante di scuola secondaria, è stata a lungo membro del CDA e responsabile della didattica dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, e quindi la saluto con particolare piacere. Abbiamo con noi anche Nicola Sbetti, che insegna all'Università di Bologna ed è anche lui un esperto di storia dello sport, diciamo tra gli studiosi di ultima generazione di storia dello sport. Ha pubblicato di recente l'importante volume su Giochi diplomatici con Biella sul rapporto tra sport e politica estera dell'Italia. Ci raggiungerà forse più tardi Gianluca Fulvetti, che è stato colpito da un lutto familiare, quindi salutiamo e ringraziamo anche lui. Abbiamo a discutere di questo interessante volume due interlocutori autorevoli: Giorgio Vecchio, a lungo docente all'Università degli Studi di Parma, direttore scientifico sia della Fondazione Mazzolari che coordinatore del Comitato Scientifico dell'Istituto Cervi, autore di molteplici pubblicazioni sulla storia dell'Italia e dell'Europa, della Chiesa e del mondo cattolico. Ricordo in particolare l'ultimo uscito, L'Italia smemorata, una raccolta di saggi sulla storia dell'identità nazionale. E con lui abbiamo Francesca Cavarocchi, che insegna all'Università di Firenze, è autrice di molteplici contributi sul rapporto tra razza e fascismo, in particolare in Toscana, ma non solo, di storia della guerra a Firenze e in Toscana, e oggi chiamata in causa soprattutto per il volume che ha curato con Elena Mazzini sulla Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei. Ecco, non mi dilungo oltre nelle presentazioni, perché tanto sono tutte persone che note nell'ambiente. Semplicemente dico che questo libretto che raccoglie alcuni interventi e anche alcune fonti importanti, come ci diranno dopo gli autori, riprende una polemica giornalistica seguita alla pubblicazione di un altro volume curato da Stefano Pivato insieme al figlio sull'ossessione della memoria, appunto su le questioni memoriali storiche legate al caso Bartali, cioè all'attribuzione a Gino Bartali di un ruolo peculiare nel salvataggio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Il volume dei Pivato, che segue varie pubblicazioni sul tema già curate da Stefano in passato, ribalta in qualche modo, comunque corregge la tesi storiografica presentata da lui stesso in passato e da numerosi altri scritti riguardo appunto il ruolo attivo di Bartali, un ruolo certificato da varie istituzioni, compresa quella autorevole dello Yad Vashem nel 2013. Tornando sul tema, utilizzando le fonti come proprio dello storico, Pivato si è accorto che in realtà non c'erano basi documentarie solide per questa vicenda, e ha dimostrato come sia stata costruita questa vera e propria leggenda, e traendo da questo poi tutta una serie di considerazioni sul rapporto tra memoria e storia, sul lavoro dello storico oggi, su cui magari torneremo dopo. Quindi, per introdurre il nostro dibattito, vorrei chiedere a Stefano appunto la storia di questo curioso libro e di questo seguito, diciamo così, dovuto alle reazioni a questo libro stesso.
Prego. Grazie, ecco. Beh, intanto vorrei partire da questo, perché nell'Ossessione della Memoria, che è il primo appunto libro che ha scatenato tutto il putiferio, ho negato il ruolo di Bartali nel salvataggio degli ebrei, per un motivo molto semplice. Io ho fatto un libro, sia ho dato Bartali, che inizialmente si intitolava, aveva un sottotitolo Ideologia, cultura e miti dello sport cattolico, che è andato molto bene. Ha avuto 4 edizioni fino al 2018. E nelle prime 3 edizioni io non mi sono soffermato sul ruolo di Bartali nel salvataggio, nel presunto salvataggio degli ebrei, perché? Perché nulla si sapeva, perché nessuno ne aveva mai parlato. Perché questa è una storia che viene fuori nel 1978, quando Ramati, che è un filmmaker, fa una fiction su Bartali, no, su Bartali, la City Underground, sul ruolo dei, appunto, dei francescani nel salvataggio degli ebrei, e in questa fiction mette sulla bicicletta Bartali. La qualcosa viene immediatamente smentita. Da chi? Dall'assistente del vescovo Nicolini, di cui riportiamo la testimonianza in fondo a questo libretto, il quale dice chiaramente: è una favola. Dice: io andavo in bicicletta a portare documenti falsi. Saramati, per dare più pepe a tutta la vicenda, anziché il sottoscritto, sulla bicicletta ci ha messo Bartali. E la cosa è morta lì, fino alla fine degli anni, siamo fine anni 70, inizio anni 80, non se ne è più parlato fino a quando? Fino al 2005, fino all'istituzione, siamo qui anni lì, della giornata della memoria. Cioè, a quel punto io mi sono sentito in dovere, visto che c'erano anche parecchi storici che avallavano questa tesi, di verificare la veridicità, cosa che non avevo mai fatto, e mi sono accorto che non era vero. Da dove sono partito? Sono partito da questo libro, Giorgio Nissim, lo conoscete tutti, Memorie di un ebreo. Di un ebreo toscano, 1938-1948, a cura di Viviano Picciotto. Che cosa succede nella pubblicazione di questo diario di Liliana Picciotto? State a vedere nell'indice dei nomi, non c'è assolutamente menzionato Bartali. Furbescamente, però, che è poi l'autore di tutta questa montatura, che è l'attuale senatore Nencini, segretario del Partito Socialista Italiano, finanzia questa pubblicazione. Premetto, non ci può, il libro parla di questi quattro oblati, appunto, che nella zona della Lucchesia, assieme a Nissim, hanno permesso a tutta una serie di ebrei, appunto, di avere salva la vita attraverso la falsificazione dei documenti. Nencini che cosa fa? Finanzia il lavoro da Carocci dinanzi a un incolpevole, Liliana Picciotto, se ne è accorto solo recentemente quando gliel'ho detto io, che cosa fa? Mette 2 righe, cioè poi veramente ci sarebbe anche il grande campione Gino Bartali che batté campagna in città nascondendo nella canna della bicicletta documenti falsi, eccetera, eccetera, eccetera. Una vera e propria balla, una vera e propria balla che transita dove? Transita nel conferimento della medaglia d'oro al valor civile a Gino Bartali, nel 2006, già morto, con la stessa identica motivazione con la quale questa medaglia viene data a Giorgio Nissim e ai quattro oblati. E da qui nasce il numero 800 ebrei, 7-800 ebrei salvati. È un numero che circola. La famiglia farà di più, perché poi a un certo punto parla di migliaia di ebrei salvati. Ecco, nasce tutto da qui. Questo poi magari ci torniamo,
questo era giusto per rispondere appunto alla sollecitazione perché non ne avevo parlato prima e perché ne ho voluto parlare adesso, dopo dietro tutto c'è appunto storia, memoria, c'è la perdita della funzione sociale della storia, eccetera. Per adesso mi fermerei qui. Grazie, grazie Stefano. E diamo quindi la parola ai due discussant che abbiamo chiamato a discutere questo libretto e la vicenda che attorno adesso gira. In particolare cominciamo da Francesca Cavarocchi, che avendo studiato appunto la Chiesa fiorentina e il salvataggio degli ebrei, ci può dire qualcosa in più su questa vicenda. A te Francesca. Allora, mi sentite? Forte e chiaro. Benissimo, allora io innanzitutto ringrazio l'istituto, ringrazio Mirko, insomma, per l'invito, mi fa molto piacere essere qui e partecipare a questa discussione. Allora, ci sono, avrei molte cose da dire, molte osservazioni da fare. Ma diciamo intanto mi limito a fare appunto una serie di brevissime considerazioni, una serie di domande. Allora, per quanto diciamo, partiamo dal caso Bartali e vabbè, insomma, diciamo, sarebbe interessante fare diciamo, una scomporre diciamo, i piani attorno ai quali pare, diciamo così, sembra si sia mossa Yad Vashem, la sezione quantomeno di Yad Vashem che si occupa dei riconoscimenti, cioè perché diciamo, io ero a conoscenza quando io ho fatto la prima ricerca sulla reti fiorentine, ovviamente avevo incontrato un aspetto di, diciamo, di questo mito, insomma, che era all'epoca, tra l'altro, in via di definizione, che era quello del Bartali, diciamo, staffetta, che ha appunto l'origine che poi Stefano Pivato ha ora descritto. Io mi ero, diciamo, anch'io, diciamo, avevo, pur sospendendo il giudizio, diciamo, avevo comunque in qualche modo accolto diciamo, quella narrazione, anche perché, ora qui non posso soffermarmi, insomma, su tutto, come, insomma, sulla la ricerca, ma insomma, era una narrazione che era presente anche dentro la Curia Fiorentina, ma probabilmente la Curia Fiorentina e una serie di testimoni anziani della Curia, diciamo, avevano nel frattempo probabilmente letto il libro di Ramatio, comunque sentito questa voce che proveniva, diciamo, così dal mondo, diciamo, dal contesto umbro. Però, diciamo, da una parte c'è questa vicenda, che è quella della staffetta, che poi è sta, come dire, che si regge su tracce molto, molto labili e che poi è stata enormemente, diciamo così, come dire, romanzata. E dall'altra c'è tutta la faccenda, l'altra vicenda che è emersa successivamente, che è quella appunto del famoso garage, diciamo così, che a mio modesto avviso è probabilmente la faccenda su cui poi Yad Vashem ha provato ha dato il riconoscimento, ritenendo probabilmente la prima effettivamente, su cui Michele Sarfatti peraltro appunto aveva già, insomma, ritenendo la prima questione probabilmente abbastanza, come dire, abbastanza labile. Però mi chiedo, Stefano, che so benissimo che, dicevi, so benissimo, ma sapevo anche per esperienza personale che Yad Vashem non dà i materiali, diciamo così. Yad Vashem, quella sezione lì, Yad Vashem, osserva una policy assolutamente di riservatezza per vari motivi su cui secondo me sarebbe interessante ragionare. Uno di questi motivi è che
non fa, non, quella sezione lì fa un lavoro, un mestiere diverso da quello storiografico, mettiamola così, e quindi è chiaro che noi non sappiamo come è andata lì la faccenda, ma che, come dire, che idea ti sei fatto sulla genesi, diciamo, di questa, di questo riconoscimento? Io, la mia idea è che la vicenda Bartali in qualche modo sia successiva, cioè una premessa per capire come si sia arrivati anche a questa mitopoiesi legata al personaggio Bartali. La mia idea è che una premessa essenziale sia il caso Palatucci, cioè la, come dire, l'investimento fatto anche da tutta una serie di attori italiani, e da una parte, dall'altra, da Bashem, su Palatucci. Il caso Palatucci, che però poi, come sappiamo, è stato provvidenzialmente e anche rapidamente smontato da Sarfatti, secondo me ha aperto un vuoto. Un vuoto, diciamo, nelle esigenze memoriali, diciamo, di questo paese, e non solo di questo paese evidentemente, ma insomma un vuoto da riempire, che è stato riempito da questa figura molto consensuale, che è quella appunto di Bartali. Quindi mi chiedo se condividi questa ipotesi, diciamo, che idea ti sei fatto su questa questione, anche sul carico simbolico evidentemente che ruota attorno a questa, che ruotava prima attorno appunto ai vari tentati Schindler italiani, e all'ultimo che, come dice giustamente Gianluca Fulvetti, è l'uomo, è lo, come dire, è il, l'eroe perfetto, l'uomo giusto al posto giusto, che è appunto Bartali. Insomma, che idea ti sei fatto, insomma, sulla genesi appunto di questa, mitopoiesi bartaliana, diciamo così. Questa è una prima domanda. Un'altra domanda che faccio agli autori ruota attorno a questa mia sensazione che ho avuto leggendo i vostri molto interessanti interventi. E cioè una sensazione, io ho l'impressione, io mi riconosco molto nella, diciamo così, tonalità che ho ravvisato nell'intervento di Davide Dussa, cioè mi sembra una sollecitazione estremamente interessante, mentre diciamo mi pare che una delle cifre, diciamo, di questo libro molto interessante sia in qualche modo una sorta di pessimismo nei confronti della possibilità della storiografia come, come dire, pratica diciamo rigorosa di dialogare con un pubblico allargato. Mi sembra che, diciamo, il filo rosso di questi di queste vostre considerazioni sia un po' questo, insomma. Io non lo condivido, cioè io non condivido questa tonalità così pessimistica. Penso che non sia assolutamente il caso di, come dire, intonare il De Profundis per la storia, la storiografia come diciamo narrazioni passibili di essere così condivise, no, come narrazioni non solo specialistiche. Io non penso che la storiografia sia morta come appunto narrazione in grado di farsi capire, di farsi comprendere, però trovo molto molto interessanti le sollecitazioni di Dussa, cioè che dice: ma che cosa facciamo però? Cioè, a patto di fare delle cose, cioè cioè io ho l'impressione, cerco di spiegarmi meglio, che la storiografia italiana, e non solo italiana, ma soprattutto quella italiana, cioè parliamo di quella italiana, mettiamola così, la storiografia italiana negli ultimi decenni abbia un po' abbandonato il campo della, come dire, della comunicazione con un mondo più ampio rispetto a quello specialistico. Io penso che un po', parlo di in generale, diciamo, di una comunità storiografica, appunto, di studiosi e studiose di professione, comunque
studiosi e studiosi che hanno una formazione storiografica, cioè, penso che uno dei problemi non sia tanto che la storia non interessa più, ma che dobbiamo forse imparare o ritornare a parlare al mondo con un linguaggio, con dei format, con delle forme di narrazione anche nuove e più accessibili. Io penso che questo sia un tema, perciò dico non sono così pessimista, però bisogna fare delle cose. Allora vi chiedo se condividete, diciamo così, questa mia sollecitazione, oppure se invece ritenete che la narrazione storica con le sue caratteristiche sia in qualche modo marginale per forza, diciamo, all'interno del dibattito pubblico, all'interno, diciamo, dei circuiti più ampi della public history, cioè se è condannata la marginalità o se possiamo fare qualcosa? Questa è la domanda. E a Carla chiedo, dato il suo intervento, insomma, diciamo, se ritiene che ci siano, per esempio, degli spazi da questo punto di vista non sfruttati e non esplorati nel rapporto tra storici e scuola, tra storici di professione a vario titolo, diciamo, tra coloro che in qualche modo esercitano il mestiere di storici e storiche, e il mondo della scuola, in qualche modo. Se pensi che ci siano delle opportunità inesplorate, oppure se invece no, insomma, io sono più ottimista di voi, ecco, questa è la mia osservazione generale. Però dobbiamo, come dire, seguire, secondo me, le sollecitazioni di Davide. Grazie, grazie Francesca. Condivido queste due ultime considerazioni, ne parleremo dopo magari. Ora tiro la parola a Giorgio Vecchio per un suo intervento. Sì, grazie. Io non ho propriamente delle domande da fare, ho delle considerazioni di varia natura e non solamente sullo specifico caso di Gino Bartali. Intanto qualche chiarimento anche autobiografico personale. Io mi sono entusiasmato per il ciclismo quando avevo 7 anni, era il 57, e guarda caso il Giro d'Italia fu vinto proprio da Gastone Nencini, anche se io tifavo, questo farà piacere a Stefano Pivato, tifavo ormai per il romagnolo Ercole Baldini. Ecco, e sull'onda di questo precoce interesse per il ciclismo, io più volte a lezione ho parlato, grazie o per colpa, decidete voi, di Stefano Pivato, ho parlato di Bartali, non solo per quanto riguardava questa cosa degli ultimi anni, ovviamente la sua azione e il suo riconoscimento come giusto fra le nazioni, ma anche del Bartali come esempio di un certo mondo cattolico, di una società dell'Italia del dopoguerra, la rivalità con Coppi, eccetera, eccetera. Quindi, fatta questa premessa molto autobiografica, per dire che ho incontrato sempre la soddisfazione degli studenti e delle studentesse quando parlavo appunto della personalità di Gino Bartali. E di conseguenza, che sia venuto fuori tutto questo sconquasso, mi dispiace, ma ha ragione Pivato, noi dobbiamo fare anzitutto il nostro mestiere di ricercare, per quanto siamo capaci, per quanto è possibile, un minimo di verità. Ora, credo che sia necessario chiarire, se ci ascolta qualcuno che magari non ha seguito tutte queste vicende, è necessario chiarire che qui non è in alcun modo in discussione la grandezza della figura di Gino Bartali. Gino Bartali rimane con tutta la sua integrità personale e, aggiungo, spirituale, cristiana, umana, sotto i vari profili. È semplicemente in discussione un aspetto limitato nel tempo, per quanto estremamente significativo, della sua attività. Quindi le accuse che sono piovute sul capo di Stefano Pivato, di voler infangare la memoria, addirittura di negazionismo,
e via dicendo, sono tutte accuse che credo di poter respingere direttamente anch'io, anche se non sono né il confessore né lo psicoterapeuta di Stefano Pivato, ma solo sono un amico, un lettore. Ecco, fra l'altro, diverse delle considerazioni che sono state fatte mi spingono ad allargare il panorama e il contesto. Qualcuno ha detto non si può mettere in discussione l'operato di Yad Vashem nel riconoscimento del titolo di giusto fra le nazioni perché effettua delle indagini estremamente accurate come quelle che vengono fatte dalla Chiesa Cattolica per la beatificazione o la canonizzazione di qualcuno. Beh, questa argomentazione francamente è un po' surreale, perché significa negare in partenza che tanto in Vaticano quanto a Gerusalemme non si sia condizionato dai limiti umani di ciascuno che fa le ricerche, fa le indagini, fa le proclamazioni, e non si sia condizionati dal contesto storico, anche da preoccupazioni contingenti e politiche. Quindi lo storico mette in discussione quello che dice Yad Vashem, come mette in discussione quello che dice il Vaticano nel Tribunale dei Santi, come qualsiasi altra istituzione, col tutto il rispetto dovuto naturalmente. E questa somiglianza con certi processi del mondo cattolico mi viene in mente anche per un altro aspetto, cioè sembra che mettere in discussione qualche aspetto del comportamento di questo o quella persona, pensate, mettere in discussione il comportamento e le decisioni di alcuni papi che poi sono stati santificati, no? Pensate a tanti papi del Novecento, significhi mettere in discussione complessivamente queste figure. Ecco, c'è una confusione, a mio avviso, tra giudizio morale, giudizio sulle virtù delle singole persone, uomini o donne che siano, e invece quello che è un giudizio storico, un giudizio politico. Ecco, questi piani vanno costantemente tenuti in riferimento tra loro, ma anche tenuti in separazione tra loro. Ecco, fatte queste prime osservazioni di premessa, qualcosa vorrei dire sul caso Bartali, ecco, e qualcosa per professare la mia ignoranza, diciamo così, ecco, nel senso che in mancanza della possibilità di consultare da parte di qualunque storico serio i materiali di Yad Vashem, è difficile andare avanti e arrivare a una decisione più chiara e più condivisa. Ecco, certamente, e qui Pivato e prima di lui anche Sarfatti, e incidentalmente in quella noticina nel suo libro anche Liliana Picciotto, ecco, costoro hanno messo in discussione, credo correttamente, la genesi del mito del Bartali salvatore, del Bartali in allenamento tra Assisi e Firenze, e rimangono però alcuni dubbi. Ecco, Francesca Cavarotti vi ha già accennato prima, probabilmente bisogna cercare di distinguere, per quello che capisco io, ma ripeto su questo punto specifico professandomi ignorante, distinguere tra le azioni di salvataggio, i documenti falsi nascosti nel telaio della bicicletta, eccetera, eccetera, e la questione dell'appartamento o garage che sia di Firenze. Ecco, alcune testimonianze, quella di Giorgio Goldenberg, di Sara Corcos, eccetera, mi sembrano un po' da rivedere, da riprendere, da riconsiderare per quanto sia possibile. Però ha ragione, nel libro di cui stiamo discutendo, ha ragione David Bidussa e ha ragione Stefano con Marco Pivato nel primo dei due volumetti L'ossessione della memoria. Cioè qui il problema non è solo lo specifico problema del Gino Bartali. Il problema è più ampio, e anche Francesca Cavarocchi l'ha ripreso da poco, e cioè il rapporto tra la memoria e la storia, la discussione sul metodo degli storici di oggi e le relazioni tra il metodo degli storici
e l'accumularsi delle informazioni, a cominciare dalle informazioni nello stile della testimonianza, del ricordo, della memoria. Qui c'è da verificare appunto quanto si sia imposta la storia orale e il ricorso alle testimonianze orali rispetto al più faticoso, certe volte anche meno divertente, ricorso alla ricerca archivistica e cartacea. Questa osservazione mia non va estremizzata naturalmente, ma va tenuta presente. Non è che da qui mi si voglia attribuire l'affermazione che gli storici non usano più gli archivi. Semplicemente dico che spesso gli archivi rischiano di essere, qualche volta, gli archivi rischiano di essere sacrificati alla memoria orale, con tutti i problemi che ci sono. Nelle critiche fatte a Stefano Pivato c'è anche quella che ho letto, dove erano i Pivato nel 43 e nel 44, cosa ne possono sapere? Che è la stessa osservazione che mi è stata fatta diverse volte: non c'eri nei tempi di guerra, non eri adulto negli anni 50, quindi cosa puoi capire della guerra o della guerra fredda? Ecco, però questo problema della maggiore affidamento che l'opinione pubblica almeno dà alle testimonianze orali rispetto alle testimonianze scritte viene fuori in tanti altri casi, e ne cito almeno uno che è attinente alla discussione su Bartali. Ecco, proprio nelle testimonianze di Donaldo Brunacci, che è quello, ricordiamo, che ha definito un romanzo come il racconto su Bartali Salvatore fatto nel libro di Ramati, ecco, proprio nella testimonianza di Don Brunacci, a un certo punto si dice che nel settembre 43 il vescovo lo chiama in disparte, gli mostra una lettera della segreteria di Stato di Sua Santità e dice: bisogna organizzarsi per aiutare gli ebrei, questo è il volere del Papa Pio XII. Allora, che sia esistita una lettera della segreteria di Stato ai vescovi per dire bisogna salvare gli ebrei, io ho moltissimi dubbi, anche per la pericolosità di una missiva del genere. Ma una missiva del genere comunque non è mai saltata fuori, che io sappia, dagli archivi, mentre sarebbe stata determinante, vorrei dire determinantissima, non so se si può dire, per tutelare la memoria di Pio XII rispetto agli ebrei. Eppure questa lettera non è mai saltata fuori. E comunque viene spesso utilizzata per dire gli ebrei sono stati salvati in Italia per desiderio diretto di Pio XII. Questo è un esempio per dire come c'è un ulteriore cortocircuito tra la memoria, l'affidarsi alle fonti orali, che possono sbagliare mille volte nella massima buona fede, e invece la possibile ricerca d'archivio. Ecco. Una ulteriore osservazione, ampliando appunto il quadro, mi è suggerita soprattutto dal testo di Carla Marcellini in questo libro, ecco, quando sottolinea come si sia insinuata, leggo le sue parole, in maniera subdola l'idea che il passato debba essere giudicato con gli occhi di oggi. Ecco, un argomento sul quale dovremmo dedicare mille altre discussioni, ma che io uso per tornare proprio al tema di cui stiamo parlando, cioè quello della resistenza tanto armata o quanto non armata. Ecco, gli studi che sto tuttora svolgendo mi confermano molto in questo, proprio pensando al ruolo dei cattolici nella resistenza. Cioè si cerca di applicare oggi la visione di un cattolico che applica i principi evangelici, semmai del porgere l'altra guancia, che non usa le armi, che è pacifista e che ricerca a tutti i costi il dialogo, che sono cose naturalmente in cui personalmente io, ma credo tutti possiamo, crediamo, ma si applica questo schema al passato e così non funzionava. Il pacifismo, l'obiezione di coscienza sono scoperte del dopo 45, anzi del molto dopo 45, e tra l'altro inizialmente in ambienti né cattolici né comunisti, ma soprattutto in quella dei testimoni di Geova, no?
Ecco, allora pensare ad applicare questi criteri di oggi fa sì che da una parte non si capisca che i cattolici degli anni della Seconda Guerra Mondiale erano stati educati a usare le armi. Lo dice bene il libro di Francesco Piva, Uccidere senza odio, e che quindi non avevano immediati problemi di coscienza nel usare le armi anche durante la resistenza. Il problema di coscienza semmai era un altro, che erano stati educati a usare le armi su ordine dall'autorità legittima, e quindi la questione era di capire qual era l'autorità legittima tra 43 e 45. Perché dico tutto questo? Perché in questo modo ritorna funzionale anche il mito di Bartali. Cioè Bartali diventa il campione, oltretutto popolarissimo, quindi molto più popolare di singoli preti, di singole suore, laici o laiche. Bartali, dicevo, diventa il campione che ha salvato senza fare ricorso alle armi. E quindi anche per questo aspetto è congeniale un po' a tutto la mentalità e la coscienza dell'applicare i criteri di oggi ai criteri del passato. Da ultimo, e aggiungerei, e qui mi pare lo nota Gianluca Fulvetti in questo libro, che in questo modo c'è il rischio, dico il rischio, non oso pensare la malafede o la volontà, ma diciamo il rischio, di valorizzare la resistenza buona dei Bartali e di quelli come lui a scapito della resistenza cattiva di quelli che invece hanno preso le armi. E quindi anche qui c'è un processo che non è più solo storiografico ma anche civile che ci deve interessare. Chiudo con una questione che si ricollega a quello che ho appena detto riguardo ai giusti e al problema della giornata della memoria, delle onoranze ai giusti e così via. Chiariamo subito, io ho fatto per anni una parte delle mie lezioni nell'Università di Parma parlando dei genocidi e dei giusti e additando quindi l'esempio dei giusti nei vari genocidi, non solo nella Shoah ma in tanti altri genocidi da Metz-Jeghern degli armeni in poi fino a Ruanda, alla Jugoslavia, facendo valere anche le osservazioni che sono presenti nel libro La bontà insensata di Gabriele Nissin, dedicata proprio a Moshe Beischi, il grande protagonista dei primi anni degli Yad Vashem. Ebbene, quindi sono convintissimo dell'importanza dell'operazione dei giusti, ma al tempo stesso sono di importanza anche dal punto di vista pedagogico rivolto ai giovani, no? Parlare di giusti significa far capire che si può far valere il tribunale della propria coscienza, uscire dalle logiche del branco e dei conformismi. Ma dobbiamo essere consapevoli anche dei rischi, e i rischi di nuovo ci rimandano all'argomento di questa sera, ovvero il rischio che a furia, giustamente dico e ribadisco, a furia di esaltare il comportamento dei giusti, dei Bartali di turno, poi finiamo per far dimenticare che accanto ai giusti c'erano i carnefici, c'erano i complici, c'erano gli indifferenti. E quindi credo che il compito degli storici sia quello di aiutare la società civile a mantenere l'equilibrio fra tutti questi diversi protagonisti della nostra storia recente. Ecco, non ho formulato domande precise a Stefano, a Nicolas Betti, a Carla Marcellini, ho cercato di buttare lì qualche osservazione che ci aiutasse ad ampliare il quadro. Grazie. Grazie anche a Giorgio che mi offre due assist, uno su quest'ultima questione. Ricordo che proprio la settimana scorsa abbiamo presentato il bel libro di Amedeo Osti Guerrazzi, che inaugura, diciamo così, o approfondisce l'idea dello studio dei perpetratori secondo le modalità delle biografie collettive fatte in Germania, e prima ancora, parlando del rapporto tra resistenti cattolici e violenza, mi consente di annunciare l'uscita tra pochi giorni del volume di Alessandro Sant'Agata, La violenza incolpevole, che sarà il terzo volume della collana
Viella dell'Istituto Parri, che proprio su questi temi, nello specifico contesto veneto, di questi temi si occupa. Bene, riprendendo le sollecitazioni di Francesca e Giorgio, do la parola ora a Carla Marcellini, che nel volume appunto dedica alcune pagine al rapporto tra il mito di Bartoli e la vicenda scolastica, prendendo spunto dal fatto che Bartoli è stato anche al centro di una traccia per l'esame di maturità nel giugno del 2019. A te, Carla. Buonasera a tutti. Sì, io sono partita da una convinzione che insomma verifico ogni giorno nel mio lavoro, cioè il fatto che la scuola sia un po' una cassa di risonanza di saperi confezionati, stereotipati, che possono venire. Diciamo in genere il sapere comune, ecco, non volendo esprimere giudizi positivi o negativi, che vengono dalle famiglie, che vengono dai luoghi di socializzazione e negli ultimi anni vengono anche dalla rete e soprattutto dai social. Questa situazione pone gli insegnanti in una condizione di dover costantemente mettere in relazione presente e passato, cioè scindere proprio questo tentativo che io vedo costantemente da parte del sapere comune, da parte quindi dei ragazzi in classe, di esprimere giudizi sulla storia, di giudicare quello che è accaduto, leggere quello che è accaduto più che giudicare esclusivamente con le chiavi interpretative di oggi, soprattutto chiavi di tipo valoriale, cioè con la dimensione etica di oggi. Questo è un lavoro molto difficile. La questione di Bartoli mi ha portato a riflettere sul fatto che forse questa sovrapposizione, sovrapposizione, sì, direi così, tra storia e memoria nell'ambito della comunicazione ha determinato nell'ambito dell'insegnamento della storia forse un cambiamento. Cioè io mi sono chiesta se effettivamente questo slittamento, no, tra storia e memoria nella letteratura del passato sul piano pubblico abbia in qualche modo condizionato l'idea stessa che gli insegnanti hanno dell'insegnamento della storia e anche la stessa modalità di insegnamento. È stato fatto prima riferimento alle fonti orali. Le fonti orali sono entrate in massa all'interno della scuola attraverso la Shoah, attraverso la Resistenza, attraverso i testimoni del confine orientale. Ora ci sono i luoghi, tutti voi sapete come i viaggi nei luoghi siano diventati prima della pandemia uno strumento, diciamo, formativo essenziale su queste tematiche memoriali, sempre memoriali e talvolta anche storiche. Ora, la finalità è sempre stata buona, cioè l'ingresso delle fonti orali o anche dei luoghi ha una finalità buona, cioè fare in modo che in classe la storia sia viva. No? La storia porti partecipazione, interesse, cioè vedere il luogo, parlare col testimone, rende il passato vivo, quindi la finalità è assolutamente buona. Il problema è che molte volte c'è stato come un impasse in questo snodo che dovrebbe portare dalla dimensione partecipativa, emozionale, alla dimensione invece storica, alla dimensione dell'interpretazione, dell'analisi seria e documentata dei fatti del passato, cosa che avviene ovviamente anche in classe se gli insegnanti sono preparati e hanno appunto questa familiarità, no, con i fondamenti, della disciplina, prima fa tutti proprio la verifica dei dati, la verifica delle fonti. Insomma, io sono convinta che quello che sta avvenendo sul piano della comunicazione pubblica
tra storia, tra memoria e storia, cioè questa continua sovrapposizione e continuo incapacità da parte di chi riceve informazioni di distinguere tra ciò che è memoria e tra ciò che è storia, ha determinato nell'ambito dell'insegnamento appunto una serie di cambiamenti. Mi sembra di vedere, ma è una percezione legata alla mia riflessione, prevalentemente alla mia esperienza, mi sembra di vedere che questo appiattimento sul presente non solo porta a una necessità di guardare il passato con gli occhi del presente, ma necessariamente porta anche studiare la storia solo sul piano valoriale, solo nella dimensione etica e morale. Io questo lo trovo molto inutile e forse anche dannoso, nel senso che non si riesce a far capire a chi riceve, insomma, l'insegnamento storico, che la complessità storica e l'analisi delle dinamiche della complessità storica sono alla base proprio della comprensione non solo del passato, ma anche delle dinamiche della complessità del presente, no? Facevo nel testo che ho scritto, in quelle poche cartelle che ho scritto, ho fatto anche riferimento all'insegnamento dell'educazione civica, no? Che si muove proprio su questo piano. L'ultima legge che è stata fatta, quella che è entrata in vigore quest'anno, si muove esclusivamente sul piano valoriale, cioè sul piano normativo etico, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E questo lo si vede dal fatto che la storia è scomparsa. Cioè la storia è una delle tante discipline che possono apportare informazioni all'educazione civica, conoscenze, sapere all'educazione civica. Quindi questo significa che quando io lavoro sul concetto di cittadinanza nell'Italia repubblicana, per esempio, ma potrei farlo anche nell'antica Roma, è sullo stesso piano dell'educazione alla salute, dell'educazione stradale, dell'educazione ambientale, cioè di qualsiasi altro tipo di educazione che non ha bisogno in qualche modo di un fondamento storico per poter diventare sapere. Questo comporta che gli studenti sanno benissimo chi è, cosa è giusto e cosa è sbagliato, e quindi da qui nascono dei miti, nascono degli eroi, nascono dei personaggi positivi, i cittadini ideali. Ecco, questa riflessione me l'ha fatta proprio venire questa idea di Bartali, no? Come cittadino ideale positivo. Non so se sono riuscita a spiegare il senso di questo ragionamento. È una questione seria e importante su cui gli storici dovrebbero iniziare, qui rispondo a Francesca, iniziare a ragionare con gli insegnanti, non solo sul piano della formazione, ma io credo soprattutto sul piano dei materiali. Cioè quello che manca, secondo me, nella formazione in servizio dei docenti o anche la formazione iniziale, non è tanto la lezione di storia, perché insomma, parliamoci chiaro, se uno è interessato alla storia si legge un libro e la formazione, cioè io ne leggo tantissimi libri di storia perché la amo, e ne leggo magari meno di letteratura, che di critica letteraria, che ugualmente insegno, no? Quindi non è questo, è avere degli strumenti che permettano di fare proprio questo lavoro di verifica delle informazioni. Cioè se io guardo un qualsiasi sito, lo stesso sito del Senato dove trovo per esempio dei documenti, o lo stesso, ci sono tanti siti che hanno documenti storici a cui un insegnante può accedere, ma questi documenti sono fatti per gli storici, stanno lì per gli storici, non per gli insegnanti, non sono tematizzati in nessun modo, quindi o io so cosa vado a cercare. Mi riferisco per esempio a tutti i materiali della Prima Guerra Mondiale, quel bellissimo portale della Prima Guerra Mondiale. Cioè, o io so, perché sono un'insegnante molto brava, perché ho una formazione storica, dove andare a cercare, cosa cercare. Oppure io non posso utilizzarli quei materiali, perché sono materiali messi online esclusivamente per gli storici. Quindi manca questo nesso, cioè perché sono due mestieri
strettamente connessi uno con l'altro, no? Perché poi alla fine l'insegnamento dello storico arriva al professore di liceo, ma il professore di liceo poi dopo lo rimanda allo studente che il professore dell'università si ritrova. Io credo che soprattutto questa risorsa digitale, di risorse digitali di cui disponiamo, siano veramente un'occasione per poter iniziare a lavorare insieme sui materiali. Ecco, l'aiuto dell'università è fondamentale a questo punto di vista, perché sulle fonti ci lavorano gli storici, non gli insegnanti. Quindi questo credo che sia davvero un grande vuoto. Grazie. Grazie a te Carla, e insomma a lavorare su questo grande vuoto, come tu ben sai, gli istituti si sforzano da molto tempo. Chiamerei in causa Nicola Sbetti perché nel suo saggio relativo alla storia dello sport ci porta secondo me anche qualche nota positiva sul tema generale a cui faceva riferimento Francesca. Mi pare infatti che il successo in Italia della storia dello sport, che comincia ad avere un suo disciplinamento, ricordo anche la nuova bellissima rivista della cui redazione fa parte appunto anche Nicola, ci porta a dire che anche in un campo in cui fioriscono appunto le leggende e i miti, il ruolo critico degli storici possa essere riconosciuto e possa in alcuni casi coniugarsi con le esigenze e le domande del grande pubblico. Lui per esempio fa nel saggio il caso di Giovinette, il volume sulla squadra di calcio femminile. Ecco, se ci vuoi parlare un po' di questo, a te Nicola. Sì, grazie Mirko e grazie anche a Francesca e Giorgio per gli spunti che appunto danno appunto la possibilità di riflettere ulteriormente su questi temi. Parto anch'io da una brevissima considerazione personale e biografica, nel senso che nel momento in cui io mi sono approcciato da studente triennale alla storia dello sport, effettivamente il mito di Bartali stava prendendo forma e quindi anch'io mi sono trovato ad abbracciarlo nel momento in cui tanto più era arrivato anche il bollino blu dello Yad Vashem. Quindi, come dire, la difficoltà di trovare degli spazi per fare storia dello sport, per certi versi, forse ha anche favorito la creazione di questi tipi di miti, alcuni dei quali appunto ho provato a ricostruire nel mio breve intervento. Visto che non c'è Gianluca Fulvetti, mi limito a sottolineare secondo me un punto molto importante del suo intervento, che credo possa essere un punto di partenza, lo avete detto anche già voi nei vostri interventi, però ecco, io credo che il primo libro di Stefano Pivato ha il merito, diciamo, di rovesciare l'onere della prova, no? Nel senso in cui a questo punto per veramente affrontare la questione di Bartali, appunto, è necessario che chi fino a questo momento l'ha abbracciata, l'ha sostenuta, dicevo io stesso fino a un certo punto, no? Poi dopo di che ho iniziato a leggere l'intervento di Sarfatti, è arrivato il libro di Pivato e, come dire, le prove che Sarfatti prima e Pivato poi mettono sul campo fanno dire che oggi è necessario che chi continua ad abbracciare questo mito, perché pessimismo o no, sta di fatto che continua ad essere, nonostante appunto nonostante le pubblicazioni, i dibattiti che magari ci possono essere fra gli specialisti, ma nel pubblico generalista questa idea non è ancora passata, ecco. Quindi secondo me il ruolo degli storici è proprio questo, quello di portare un problema, e la difficoltà degli storici poi è quella di la sfida, più che pessimismo la chiamerei proprio una sfida, quella degli storici, è di dover uscire fuori dal guscio degli studi specialistici e riuscire a divulgare poi queste nuove
queste nuove scoperte, appunto. Per cui io credo che da un lato si sta parlando molto, no, di public history, e il ruolo dei divulgatori è fondamentale e ha un potenziale enorme. Per quello che riguarda la storia dello sport, che è un aspetto, diciamo, della storia in cui, diciamo, al di là del fatto che gli studi sono recenti, ma in cui, diciamo, c'è un dominio assoluto della narrazione fatta da giornalisti prima, storyteller poi, ecco, c'è una difficoltà maggiore. C'è una difficoltà maggiore perché è vero che le note di ottimismo non mancano, è vero che se compariamo la situazione di oggi rispetto a quella di anche solo 10 o 20 anni fa, la situazione è nettamente migliorata. Però c'è un'oggettiva difficoltà nel far sì che studi che anche cambiano un po' i paradigmi per quello che riguarda la storia dello sport diventino, diciamo, entrino, diciamo, nella narrazione predominante. Ecco, lì c'è ancora, secondo me, c'è molta, molta fatica, un po' perché, diciamo, il ruolo è di fatto un po' quello antipatico di smontare i miti e le storie di sport e i miti sportivi piacciono molto, tanto più in una situazione come forse quella che stiamo vivendo oggi, in cui gli eroi tradizionali sono un po' in crisi, in cui la classe politica magari non ha più quella legittimità che aveva una volta, allora anche quelle stesse battaglie etico-morali che vengono, quando vengono interpretate, fatte dagli sportivi, sia oggi sia però anche, diciamo, nel passato, vengono prese a modello e funzionano molto bene. Funzionano molto bene, ma lo storico ha un po' questo ruolo, se vogliamo, anche antipatico, ma di dover metterlo e contestualizzarlo in tutta la complessità. Lo abbiamo detto, sono cose fra di noi probabilmente banali, ma che invece nel campo della narrazione sportiva, che veramente, ribadisco, è monopolizzato da altre figure, in cui lo storico non viene preso in considerazione, ecco, queste sono, diciamo, è un motivo per cui c'è stato questo il mito di Bartali ha avuto ancor più terreno fertile, forse, rispetto ad altri miti che avete anche citato, diciamo, nei vostri interventi. Quindi, ecco, secondo me c'è anche questo aspetto in più, cioè il campo, la specificità anche del campo sportivo. Direi che queste sono le considerazioni che possiamo fare, e però, appunto, giusto, chiudo per dire che effettivamente situazioni come queste, in cui non si è più in una cerchia ristretta che ci si parla addosso, ma comunque si ha la possibilità di divulgare, e credo che, appunto, sia attraverso il mezzo, diciamo, internet, così una cosa che poi rimane, ma anche facevi riferimento, Mirko, prima al ruolo anche della mediazione che stanno avendo gli istituti storici. Ecco, recentemente si è organizzato, appunto, questo corso sulla storia dello sport con la rete degli istituti, e devo dire che è stato un momento, secondo me, molto importante di confronto fra chi negli ultimi anni ha fatto storia dello sport in un certo modo e anche gli insegnanti. Quindi effettivamente le note di ottimismo non mancano. Chiudo giustamente rispondendo anche alla tua ultima sollecitazione, che era quella del libro di Giovinetti, in cui, se vogliamo, ci sono sia la pericolosità continua, no, della narrazione, in cui il titolo continua ad essere il sottotitolo, no, è di nuovo questa idea della che combatterono e sconfissero il fascismo. In realtà il fascismo era dentro a questo episodio, cioè Arpinati contribuì alla formazione di questo gruppo di calciatrici milanesi, invece poi l'avvento di Starace portò un po' alla fine di questo esperimento. Però, ecco, al netto di questo, sono esperimenti interessanti, perché in quel caso c'è stato un romanzo
di una grossa casa editrice, affiancato comunque un saggio storico. Ecco, credo che questi esperimenti siano importanti e possano magari trovare anche spazio in futuro, cioè magari affiancare anche, non lo so, una fiction a comunque un documentario in cui si ricostruisce, si evidenzia cosa nella fiction, per esempio, è frutto dell'invenzione della necessità narrativa e cosa invece è stato, dire, rispecchia un po' quello che è stata la ricerca. Grazie. Grazie a te Nicola anche per aver ricordato questa bella iniziativa della rete degli istituti Emiliano Romagnoli e ringrazio soprattutto l'Istituto di Modena per aver promosso questo bellissimo corso e Alberto Molinari. Cediamo ora la parola a Stefano Pivato che credo abbia raccolto le molte sollecitazioni per tutta la discussione per riprendere un po' il filo del suo discorso. A te Stefano. Grazie. Comincio da questa annotazione sui miti sportivi, perché Bartali ha avuto tutto questo rilievo. Una mia spiegazione è questa, perché non esiste al mondo una realtà così impregnata di sport come l'Italia. Tenete presente che l'Italia è l'unico paese al mondo nel quale si pubblicano 3 quotidiani sportivi. Se guardate i dati sulle trasmissioni televisive sportive, tutta una serie di indicatori, ma lo sport ha un consumo che è esagerato e che non ha assolutamente paragoni al mondo. È in questo humus che cresce appunto il mito di Bartali. Nessuno più di me, d'accordo con Francesca e in parte è stato ripreso anche da Nicola, questo problema della comunicazione. Io, scusate l'autocitazione, già nel 2007 pubblicai un volumetto, Vuoti di memoria, usi e abusi appunto della storia della vita pubblica italiana, ancor prima promossi a un convegno su comunicare storia. Okay? Qui noi scontiamo un gap. Contiamo un gap con che cosa? Con i giornalisti. E i giornalisti che riescono a essere sul pezzo, se mi permettete di usare questa bruttissima espressione, nell'arco di 2 o 3 ore. Inter non riesce ancora appunto a colmare questo gap. Faccio solo un esempio. Il mio libro è stato inizialmente massacrato, letteralmente massacrato, ma nell'arco di 48 ore. Poi sono stati tutti zitti. Perché? Perché questa è la legge, per dire, dell'informazione. Dopo 3 giorni non faceva più notizia una cosa di questo genere. Quindi sono strane appunto le leggi dell'informazione. Tenendo presente che poi nessuno aveva letto il libro, tutti quelli che l'hanno criticato, nessuno aveva letto il libro perché è uscito 10 giorni dopo la recensione di Stella. Quindi c'è anche questo. Io non a caso ho intitolato il mio intervento dall'Italia delle Madonne Pellegrine al paese di Vanna Marchi, perché dobbiamo tenere presente veramente di questa situazione di degrado che noi tutti viviamo attraverso le trasmissioni televisive, eccetera. Detto questo, io vorrei sottolineare che non c'è, perché forse siamo stati un po' prudenti, non c'è un documento, dico uno, che provi il coinvolgimento di Bartali nel salvataggio. Non c'è. Storia orale, memoria, documento scritto, nessuno più di me apprezza le fonti orali, quanto faccio parte dell'archivio dei diari di Piede Santo Stefano, ma sono tutte notizie di seconda, terza, quarta e quinta mano. E Coso mi ha detto che faccio solo 2 esempi banali. Nencini, Gastone Nencini, Nencini, Gastone era appunto il campione, il nipote, porta sempre una testimonianza. Ma io sono andato negli anni 2000 dalla madre superiore di Assisi. La madre superiore di Assisi mi ha detto che aveva parlato, quindi siamo già a una seconda, mi aveva parlato del fatto che lei nel 43-44 vedeva attraverso la grata delle gambe abbronzate, non potevano non essere quelle di Bartali. Ora,
mi faccio appello a Giorgio Vecchio che quanto me conosce qual era il senso del pudore della gente comune negli anni 40, figuriamoci quello delle suore. Figuriamoci se le suore vanno a vedere un paio di gambe abbronzate e riconoscono le gambe abbronzate di Bartali, no? Tanto più che poi Don Brunazzi, nella cosa che ho pubblicato, dice: ma io veramente questa madre superiore era il suo confessore, eravamo amici, non l'ho mai vista in volto. E potremmo continuare, perché sono delle cose ridicole, sono delle cose ridicole. Questa storia della casa, a parte il fatto anche qui, seconda, terza mano, perché? Perché Goldenberg, dopo 75 anni, viene beccato e dice: sì, sì, i miei genitori mi hanno detto, io avevo 5 anni, che appunto era la casa di Bartoli. Il problema qual è? Che io ho fatto una ricerca, è durata una settimana, negli archivi appunto del catasto di Firenze. Fino al 48 Gino Bartoli non possiede nessuna casa in centro a Firenze. Insomma, poi l'altra cosa è vero, quello che tu dicevi, Giorgio, la non violenza dei cattolici, ma questa storia che circola non c'entra niente con gli ebrei, però lo dice lunga sul mito di Bartoli. A un certo punto, io non l'ho mai trovato in nessuna storia della resistenza di Firenze, ci sono 44 partigiani prigionieri dei nazisti, i partigiani non riescono a liberarli e che cosa fanno? Vanno da Bartali e dice: Gino, aiutaci tu. Bartali si mette la camicia nera, se non è armato, non si sa come, non si sa in che modo riesce a liberare 44 partigiani, non c'è da nessuna parte. È tutto così. Io mi chiedo come io ho fatto cascarci, come ha fatto cascarci Sbetti e tutti gli... Cioè, è una cosa, cioè, c'è stata veramente una non considerazione, una non considerazione delle fonti. È vero quello che diceva Giorgio Vecchio a proposito del... cioè va scisso il mito di Bartali, cioè non aveva bisogno Bartali, voglio dire, è stato comunque grande, io l'ho scritto con Giorgio Vecchio, fatto l'abbiamo anche condiviso in convegni, è stato grande già dagli anni 30, non solo negli anni 46-47. Tenete presente, io cito sempre questo esempio, che Bartali è l'unico personaggio profano che viene citato da un papa, Pio XII, nel 47. Ma neanche Manzoni ha avuto una citazione di questo genere. No? E questo ti dice proprio la grandezza, l'enormità. Però che cosa ti dice anche? Che è una storia verosimile, proprio perché era così grande, no? Tutto diventa verosimile, tutto quello che viene appiccicato appunto a Bartali. Ma torno a ripetere, non c'è un documento che sia uno che prova. Ah, qualcuno mi dice: ah sì, ma c'è un documento, ma voi tu che giustamente tu prima notavi, avanzavi dei dubbi, Giorgio, per quello che riguarda la lettera appunto del Papa al Vescovo. Certo, però c'erano anche i documenti dall'altra parte, voglio dire, l'ovra era attentissima. Aveva una rete di spionaggio, che figuriamoci se Bartali avesse fatto una cosa del genere, no? Ma poi è tutta una cosa, questo il primo personaggio. Io quando ho detto che neanche una tesi di un alunno di terza media sarebbe accettato con delle prove del genere, ti faccio l'ultimo esempio, poi basta, perché veramente... Questo corridore, questo ex corridore presenta una tesi dove dice che è andato all'archivio centrale dello Stato e per dimostrare che è andato all'archivio centrale dello Stato che cosa fa? Pubblica la fotografia della facciata dell'archivio centrale dello Stato. Cioè io mi chiedo, però non ha trovato documenti, proprio perché i documenti non ci sono. Sono delle cose paradossali che mi vergogno perfino a raccontare. Ecco, quindi non c'è assolutamente, come è stato detto, del negazionismo, dell'antisemitismo da parte mia, ci mancherebbe altro. Ecco, a me spiace solo che questa figura nobilissima di Bartali, a quale io ho dedicato un parecchio tempo della mia ricerca, sia stata sporcata, perché non trovo altro termine, proprio a partire dal 2005-2006, dopo appunto che era
che era morte, però poteva questo mito, torno a ripeterlo, crescere solo in una realtà come quella dell'Italia, dove lo sport è, come avrebbe detto Eric Hobsbawm, proprio una religione. Grazie Stefano. Vado a leggere brevemente un commento fattoci arrivare dal più volte citato Michele Sarfatti, che dice: quando la definizione di soccorritore della vita si basa su vicende concernenti vari perseguitati in vari episodi, ossia non il sostegno alla clandestinità di una persona o una famiglia perseguitata, chi propone quella definizione dovrebbe reclamare una o anche più verifiche scientifiche delle sue argomentazioni, ma ancora al gennaio 2021 ciò non è avvenuto. Il punto, cioè quello che diceva Nicola, è che qui se si vuole dimostrare qualcosa bisogna provare portare delle fonti che lo dimostrino e non aspettarsi che siano gli altri a dover portare fonti per smentirlo. Ridò la parola brevemente a Francesca e a Giorgio per sapere se hanno qualche cos'altro da aggiungere o da chiedere. Francesca? Ora immagino siamo, insomma, è tardi, forse sarebbe il caso di farci un'altra iniziativa eventualmente, però secondo me mi sono occupata per l'appunto di reti di soccorso a Firenze, insomma, quindi una delle considerazioni da fare è questa: quella lì è una storia ricostruisce in buona parte grazie a fonti, diciamo, non d'archivio. Ovviamente di fonti, per esempio, per quanto riguarda le vicende fiorentine, ci sono moltissime fonti. Cioè, il problema qual è, ovviamente, è lavorare in modo metodologicamente corretto e raffinato, metterle a confronto, fare vedere i punti in cui le fonti orali, memoriali convergono, in cui divergono, eccetera, eccetera. Però mi interessava fare un ragionamento al di là del caso Bartoli, che mi pare, diciamo, abbastanza chiaro, sarebbe interessante fare un ragionamento più in generale, come dire, sulla, riprendendo anche le cose che diceva Stefano, che ha scritto Stefano, insomma, sul ruolo dell'oralità nella storiografia in questo momento, e sul ruolo dell'oralità quando si fa storiografia, specialmente su dei momenti, delle fasi, per esempio quella della clandestinità, in cui le memorie orali sono preponderanti, diciamo così, rispetto poi alle carte d'archivio, che fondamentalmente sono tendenzialmente poche, no? Quindi, diciamo, appunto, prescindendo ora dalla vicenda Bartoli, ma sarebbe interessante fare un'altra volta, ovviamente, però magari un ragionamento proprio sulla tornare a fare un ragionamento, diciamo così, sulla qualità delle fonti orali, proprio alla luce anche di questa vicenda. Grazie Francesca, e a questo proposito, visto che è tante volte citato, per esempio, da Gianluca nel volume il volume di Carlo Ginzburg sul vero e il falso in storiografia, ricordo il suo saggio Unus Testis, proprio sul rapporto tra la testimonianza orale in assenza di fonte scritta. Giorgio Vecchio, beh. Sì, solo due battute naturalmente. Beh, la prima, che qui conviene sottolineare, lo stava dicendo adesso anche Francesca, sottolineare che il caso di Bartali, e ciò alimenta i sospetti di Pivato, è forse anche un unicum, nel senso che in tantissime altre circostanze, adesso non oserei dire tutte, ma sicuramente in tantissime altre circostanze, le reti di salvataggio o i salvataggi singoli
finiscono per essere documentati non soltanto da diverse testimonianze orali, magari anche dalle testimonianze dei sopravvissuti, dei salvati, ma anche appunto dalla reazione dell'altra parte. Quindi coloro che vengono arrestati, che devono passare loro stessi in clandestinità. Io penso, mi sono occupato della Lombardia, penso alla rete di salvataggio cosiddetta Oscar. Beh, lì sono parecchie le personalità, preti e laici, gli scout che sono coinvolti. Quindi c'è anche alla fine una coralità di testimonianze e diventa più complicato immaginare che tutti abbiano inventato le cose. Quindi c'è testimonianza e testimonianza, vicenda e vicenda, e naturalmente di questo dobbiamo tener conto. Ma soprattutto avevo una curiosità che mi è venuta poi in mente, avrei dovuto forse dirla prima, ovvero il romanzo di Ramati, Assise clandestina, esce nel 74, in inglese, è tradotto nell'84. E quindi nell'84 Bartali è vivo e vegeto e lucido. Ecco, la domanda è, ma come reagisce di fronte a un romanzo in cui si parla di lui e gli si danno tutte quelle attribuzioni, vere o presunte che siano? È questo che mi sorprende. Non so se Stefano o Nicola o gli altri ne sanno dirmi qualcosa. Cioè, ciascuno di noi, di fronte, esce un romanzo in cui siamo citati ampiamente, qualcosa dice. Ecco, questa è una domanda che mi lascia appunto perplesso. Posso, Mirko? Prego, Stefano. Lascia perplessi molti. Di fatto, cioè, come un mantra si ripete che Bartali di queste vicende ne ha sempre sentito parlare, perché sarebbe addirittura dal 52-53 si dice che un meccanico di 16 anni avesse raccolto una sua confidenza, eccetera, eccetera. Ma di fatto, cioè, lui dice, ma Bartali non ha mai voluto parlare perché se le medaglie non si attaccano, appunto, cioè certe cose non si dice. Il bene si fa, ma non si dice. Che è una cosa, cioè, stranissima, che comunque non mi convince, insomma. È più un mantra che usano oggi i familiari per spiegare questa anomalia proprio del silenzio di Bartali, insomma. Comunque non è che fosse la fiction, voglio dire, di Ramati, quando esce, come viene presa, forse c'era più consapevolezza allora di che cos'era una fiction, comunque viene presa come una fiction e non come una verità. Perché, ecco, Giorgio, con te lo posso dire, io ho frequentato una vita Don Lorenzo Bedeschi, no? Don Lorenzo Bedeschi ha liberato Assisi, fra l'altro, e da liberato Assisi in un battaglione dell'intelligence delle truppe. Cioè, è lui che mi ha stimolato allora a studiare la figura di Bartali, lo dico nel libretto, ma mai, figurati, non solo Bedeschi, che era un grande giornalista, ma è stato uno storico e soprattutto ha seguito Bartali dal 51 al 52 al Giro d'Italia. Quindi era uno che conosceva le vicende sportive, che conosceva la lotta di liberazione, mai gli è venuto, mi ha stimolato a studiare Bartali questa bellissima idea di appunto la differenza fra l'atleta fascista e il Bartali cattolico, e lì sta la sua grandezza, proprio nel saper far alitare, come diceva nel rivista di Gioventù di Azione Cattolica, un soffio di spiritualità anche nello sport, nell'opporre l'atleta cattolica e carnera, eccetera, eccetera. Ma figurati se Bedeschi, che addirittura mi ha dato una fotografia dalla quale risulta, e io ovviamente mi guardo bene dal divulgare, dalla quale risulta che la Dama Bianca aveva una relazione con Fausto Coppi nel 52, non nel 53. È una fotografia, la Dama Bianca è ricevuta, non si sapeva chi fosse ovviamente, da Pio XII assieme a Coppi, quindi il diavolo e l'acqua santa. Ti racconto queste cose perché hai conosciuto Bedeschi, no? E perché appunto, se non lo sapeva lui, ma chi lo doveva sapere, insomma.
Bene, grazie. Direi, non so se Nicola o Carlo hanno qualcosa da aggiungere, altrimenti, visto che non ci sono altre domande, credo che siate tutti interessati ad acquistare e leggere questo libretto, così come il precedente scritto da Stefano e Marco Pivato, e la discussione proseguirà nell'attesa eventualmente del reperimento di qualche documento che possa certificare più propriamente un'azione specifica di Barca del salvataggio degli ebrei toscani. Grazie quindi agli autori Stefano Pivato, Carla Marcellini, Nicola Sbetti, grazie a Giorgio Vecchio, Francesca Cavarocchi e buona serata a tutti.